Ricordiamoci di salvare l'Italia e la campagna nazionale di raccolta fondi del Fondo Ambiente Italiano. La sua presentazione, tenutasi presso la centrale Montemartini, è un appello del FAI rivolto a tutti gli italiani per la tutela del patrimonio di arte e natura. Cura e promozione del paesaggio e patrimonio storico-artistico della nazione sono gli obiettivi del FAI. Ma in cosa consiste l'iniziativa volta a raggiungerli? A rispondere Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo FAI. L'iniziativa volge a coinvolgere un numero sempre maggiore di italiani intorno al grande problema della bellezza unica e straordinaria del nostro paese, che è fatta di un insieme unico di storia e di ambiente. E l'uomo è intervenuto in un paesaggio favoloso, il paesaggio in gran parte è stato distrutto, in gran parte c'è ancora, e quindi il nostro compito è quello nel mese di ottobre di chiamare tanti italiani a dire: aggiungetevi al nostro esercito di gente che crede che il futuro dell'Italia sia affidato a questa straordinaria impresa, quella di rendere tutti gli italiani un unico esercito per salvare il paese più bello del mondo. La cosa che ci stupisce è che l'anno scorso abbiamo avuto un 20% di incremento sugli iscritti, quindi da 101.000 a 122.000. Quest'anno vogliamo fare un altro salto del 20%, quindi un'azienda che cresce del 20% è un'azienda che vuol dire che tratta temi che interessano gli italiani. Qual è la situazione ambientale in Italia e quali sono gli ultimi provvedimenti in materia di politica ambientale adottati dal Ministero? Dunque, per il FAI l'ambiente è un miscuglio inestricabile di natura e di cultura. Non esiste in Italia un solo bosco, un solo luogo che sia la natura originaria ad un tempo che non c'è più. Quindi anche la natura è stata rimodellata dall'uomo. Quindi per il FAI tutto questo è unitario. Una delle ultime campagne, per esempio, che abbiamo fatto e che stiamo facendo è quello sul consumo di suolo, per esempio, per sostenere la legge che è al Parlamento, ma non è ancora passata, diciamo, per limitare il consumo di suolo, cioè costruire solo per migliorare le città che già sono state costruite senza invadere territorio agricolo. L'agricoltura invece va sostenuta perché è l'attività che più preserva e che più cura il territorio, perché i contadini curano i fossi, rifanno i muretti a secco e quindi salvano l'Italia da questo punto di vista. Quindi salvare i suoli, fare tutto quello che possiamo per aiutare le vecchie costruzioni a reggere i terremoti e mantenere tutto il nostro patrimonio sono fini principali per il FAI, per cui si batte in questo mese di ottobre. Fra le vostre iniziative vi è la FAI Marathon, quali sono gli itinerari proposti? Allora, gli itinerari sono vari in tutta Italia e sono tutti nuovi. A Roma, per esempio, noi ci troviamo alla Montemartini, come mai? Che c'è tutto oggetto di archeologia industriale, diciamo. Sì, archeologia industriale, ma anche archeologia del mondo antico, perché è un museo anche archeologico. Questo è molto istruttivo perché il tema di Roma è l'energia. Ma a Napoli invece è il quartiere Sanità, che come sapete è un quartiere straordinariamente problematico, ma dove sono state fatte anche delle iniziative molto innovative. A Palermo è il quartiere arabo. Ogni città ha il suo tema, però non è che c'è un itinerario obbligatorio. Ognuno può andare nei luoghi suggeriti dai giovani del FAI e iscriversi al FAI. E quali sono i modi per aiutare il FAI? I modi per aiutare il FAI è uscire un momentino dai telefonini, guardare il mondo, riscoprire l'Italia, rimboccarsi le maniche insieme al FAI per salvare l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico-artistico, che non può essere salvato tutto dallo Stato, ha bisogno dell'aiuto dei cittadini, di tutti i cittadini. Quindi iscrivetevi al FAI. Dunque vi è un ampio consenso da parte del pubblico e anche dei giovani? Ah sì, sì, moltissimo. Questa è un'iniziativa organizzata dai giovani del FAI. Quindi alcuni giovani lasciano l'Italia, altri aiutano a salvarla.